Covid-19 sale a 907 il numero dei casi positivi in Sardegna. Il numero totale dei contagiati dal virus continua ad aumentare nell'isola. Resta stabile invece nel Sulcis Iglesiente, ma aumenta di 11 unità nella provincia del Sud Sardegna. L'ospedale Sirai non sarà destinato alla cura del Covid-19. A dichiararlo è la ATS locale, che stamane ha smentito categoricamente le notizie circolate ieri su una possibile designazione del nosocomio di Carbonia a tale scopo. Attivate il sistema di telemedicina. A chiederlo a gran voce è anche la Federazione Sarda Rete Diabete, che ritiene imprescindibile l'utilizzo di questa tecnologia per migliorare la qualità della vita dei pazienti. Il Rotary avvia una raccolta fondi a favore degli ospedali del territorio. A spiegare i termini dell'iniziativa di solidarietà nel TG è il colonnello del primo reggimento corazzato di Teulada, nonché presidente del Rotary, Orazio Secchi. Buon lunedì 6 aprile a tutti i telespettatori di Canale 40, benvenuti a questa nuova edizione del nostro TG. Apriamo la prima parte, come di consueto, con il conteggio dei numeri dei contagi del Covid-19 nell'isola. Di poco, ma continuano ad aumentare i casi positivi in Sardegna. Anche ieri sera il nuovo bollettino della Protezione Civile Nazionale ha sancito un aumento di 33 casi. In totale le persone contagiate in Sardegna dall'inizio dell'epidemia sono state 907, a fronte di 7.157 tamponi eseguiti. Di questi 815 sono attualmente positivi, 664 persone si trovano in isolamento domiciliare, 151 in ospedale, di cui 126 con i sintomi e 25 in terapia intensiva. In totale i decessi registrati finora sono stati 43, mentre i guariti dimessi 49. Mentre i casi per provincia oggi sono così ripartiti. Nell'area metropolitana di Cagliari si registrano nel totale 146 casi, 601 a Sassari, 65 a Nuoro, 24 a Oristano, 71 nel sud Sardegna, 8 in più della giornata di avantieri. Nella giornata di avantieri è circolata una notizia, divulgata anche a mezzo stampa da alcuni siti di informazione online, secondo la quale l'ospedale Sirai di Carbonia sarebbe stato designato come quello dedicato alla cura dei pazienti Covid-19. Oggi è arrivata la smentita dell'ATS e delle forze politiche. Vediamo. L'ospedale Sirai di Carbonia non sarà struttura dedicata alla cura dei pazienti Covid-19. Nella giornata di ieri era circolata la notizia, divulgata anche a mezzo stampa da alcuni siti di informazione online, secondo la quale l'ospedale Sirai sarebbe stato designato come quello dedicato alla cura dei pazienti Covid-19. Un'eventualità che aveva allarmato molti cittadini di Carbonia per la particolare strutturazione del nosocomio cittadino, difficilmente adattabile a esigenze di imprescindibile sicurezza per i pazienti non Covid-19 e a una obbligatoria differenziazione delle aree utilizzate e utilizzabili per la cura dei positivi al virus rispetto a quelli invece interessati da altre patologie. Nella giornata odierna è arrivata la categorica smentita dell'ATS, che ha invece ricordato come la struttura individuata nel territorio per tale scopo, soprattutto se dovesse attivarsi la fase 2 del piano di emergenza regionale, nel caso di amplificazione dei casi di contagio a livello isolano e territoriale, sarà il CTO di Iglesias. In realtà, hanno precisato dall'azienda sanitaria, in ogni struttura ospedaliera, gioco forza, vengono individuate delle aree sicure per collocare in piena sicurezza i pazienti che già presenti in ospedale con sintomi sospetti da Covid-19 dovessero effettuare il tampone e attendere l'esito dello stesso. Pazienti che in caso di positività sarebbero poi trasferiti all'ospedale Santissima Trinità di Cagliari e, se aumentassero sensibilmente i contagi nell'isola e nel territorio e si rendesse necessaria l'attivazione della fase 2 del piano di emergenza, eventualmente al CTO di Iglesias. Sull'argomento è intervenuto anche il consigliere regionale Fabio Usai, il quale ha rimarcato quanto già affermato dall'ATS e quanto esplicitato nel piano di emergenza regionale. La nota che ha diramato l'ATS in queste ore esplicita in maniera inequivocabile che il centro Covid-19 verrà istituito ad Iglesias.
È stato formulato un piano d'emergenza sanitaria e questa ipotesi la si raggiungerebbe soltanto se il livello di espansione di questo virus sia parificabile all'espansione che vi è in Lombardia, in Veneto e in Emilia-Romagna. Quindi ci tengo a ribadire una cosa molto chiara e semplice. All'ospedale SIRAI di Carbonia non verrà fatto nessun centro Covid. Attivare il sistema di telemedicina, soprattutto in questo particolare periodo, è una necessità. Ha richiesto alla gran voce il presidente della Federazione Rete Sarda Diabete, Riccardo Trentin. Vediamo un'intervista che abbiamo realizzato telefonicamente con lui questa mattina. Siamo collegati telefonicamente con Riccardo Trentin, presidente regionale della Federazione Rete Sarda Diabete. Da più parti Trentin si è dibattuto, si è proclamato che il sistema di telemedicina, ovvero questa innovativa forma di cura a distanza tra medico e paziente, debba essere attivato, importantissimo per dare anche una qualità di vita migliore a coloro che appunto soffrono di determinate patologie croniche, come ad esempio il diabete. Perché è importante fare in fretta su questo versante? In questo momento dobbiamo ottemperare il decreto ministeriale, quello dell'8 del 9 marzo. Sono tantissime le visite che sono state sospese dai centri diabetologici. In un'emergenza come questa emergenza sanitaria, le società scientifiche dei diabetologi sardi, AMD e SID, insieme a noi, alle associazioni di persone con il diabete, fanno richiesta, fanno un appello alle istituzioni sanitarie, fanno un appello all'assessore della sanità affinché venga attivata e riconosciuta la telesistenza, che è già operativa in molte regioni del territorio nazionale. E quindi in che modo la politica può intervenire concretamente? Quali sono, diciamo, le iniziative da mettere in campo subito? Immediatamente devono rendere la teleassistenza una prestazione, garantita dal Servizio Sanitario Regionale. Questo è fondamentale. La visita comunque viene garantita perché in teleassistenza, si escludono tutti quei, diciamo, possibili e gravi conseguenze dovute all'interruzione appunto della continuità assistenziale. Viene fornito il supporto necessario ai pazienti attraverso anche la comprensione dei dati glicemici trasmessi attraverso la via telematica. Questa è la modalità. E poi è possibile anche intercettare tutti quei casi, ad esempio, potenziali o gravi, dove attraverso una determinata terapia, non so, un effetto collaterale di un farmaco. Attraverso questa modalità è possibile, un farmaco usato per il diabete, attraverso questa modalità possiamo impedire tutte queste problematiche. Un sistema importante, soprattutto poi alla luce anche dei tempi che corrono con l'epidemia di Covid-19 in corso e quindi anche l'opportunità per tanti pazienti di essere seguiti senza doversi recare nelle strutture sanitarie. Sulle strutture sanitarie non dovrei neanche impattare sul medico di medicina generale, perché alcuni aspetti possono essere in questo modo concentrati sul centro di diabetologia. Se ho una problematica, ricordiamo che il diabete è una malattia cronica. Essendo una malattia cronica, in questa fase è necessario che tutte le persone che hanno il diabete restino a casa. Attraverso la teleassistenza, la televisita, la telemedicina, che sono tutti sinonimi tra di loro, si può evitare questo e si può dare un servizio, ulteriore a tutte queste persone che hanno necessità in questo momento di interagire col proprio diabetologo e con il proprio centro di diabetologia. Ben ritrovati in studio, apriamo la seconda parte parlandovi della bella iniziativa di solidarietà avviata da Rotary Club a favore delle strutture sanitarie territoriali. Abbiamo approfondito i termini dell'iniziativa in questa intervista realizzata con il presidente del Rotary, nonché colonnello del primo reggimento corazzato di Teulada, Orazio Secchi. Vediamo. Siamo collegati telefonicamente con il colonnello del primo reggimento corazzato di Teulada, Orazio Secchi, nonché presidente del Rotary Club. Colonnello, in questi giorni avete avviato un'importante iniziativa di solidarietà, di raccolta fondi a favore delle strutture sanitarie del territorio. Ci può spiegare in concreto di che cosa si tratta?
Allora, questa iniziativa intanto è nata, come avrete sentito sui giornali e sulla stampa, dal fatto che mancano nelle strutture ospedaliere questi IDP che, a parte che sono introvabili, comunque anche nel nostro territorio, il fatto che non sia un centro Covid comunque risulta poco fornito. Quindi ci siamo sentiti in dovere di attivare questa campagna di raccolta fondi per destinare, proprio per aiutare la nostra struttura ospedaliera che è qua il SIRAE di Carbonia. In che modo è Come è articolata articolata? l'iniziativa? Ecco, l'iniziativa l'abbiamo articolata su più settori. Intanto abbiamo avviato una campagna web Go on to Food. E la potete vedere tutti, l'abbiamo pubblicizzata su Facebook, l'abbiamo pubblicizzata su WhatsApp, insomma sta girando, abbiamo già raccolto fino ad oggi quasi 3.000 euro. Un'altra parte sono dei fondi che vengono destinati direttamente al conto corrente del nostro club e un'altra buona parte la mettiamo noi come fondo di club. Noi abbiamo dei fondi cassa che destiniamo nel sociale generalmente, ma nella considerazione che adesso i nostri progetti sono stati sospesi perché non si può fare più niente, ecco, abbiamo deciso di destinare il restante del fondo cassa che avevamo per l'acquisto di questi DP per l'ospedale. Una volta raccolte queste risorse, poi verranno donate all'ATS Allora, locale. esatto, allora, noi non daremo i soldi all'ATS, ma abbiamo pensato di dare direttamente DP, abbiamo già avviato un'attività di preventivi, di ricerca di mercato per poter acquistare i DP che l'ospedale ci ha chiesto. Nella nostra campagna abbiamo anche pubblicato la lettera dell'ospedale dove loro accettano la donazione e hanno anche specificato i tipi di materiale di cui necessitano. Ecco, la nostra ricerca di mercato è orientata all'acquisto di questi DP che ci ha chiesto l'ATS. Fino a quando si protrarrà la raccolta fondi? Allora, noi cerchiamo di chiuderla al più presto. Si chiuderà il giorno in cui riusciremo ad avere un preventivo, il migliore preventivo, e decidiamo di fare l'acquisto del materiale. Spero in una settimana, 10 giorni, di riuscire a fare questo, ecco. Anche se è un po' difficile trovare materiale, perché già dai primi approcci ci siamo resi conto che parte dei DP, come le mascherine FFP3 che ci ha chiesto l'ospedale, sono introvabili nel mercato, ma stiamo facendo il possibile per trovarli comunque. Mentre l'iniziativa organizzata la settimana scorsa dalle amiche del Rotary di Carbonia ha permesso la raccolta di ben 6.000 euro che poi sono stati destinati tramite lo strumento dei buoni spesa alle parrocchie cittadine che a loro volta li distribuiranno alle famiglie indigenti delle loro comunità rionali. Un'iniziativa straordinaria che si aggiunge a quelle già portate avanti in questo periodo da gruppi e singoli cittadini per far fronte all'attuale situazione di emergenza sanitaria e di conseguenza economica. E continuano ad arrivare nell'isola i carichi di dispositivi di protezione individuali annunciati nei giorni scorsi dal presidente della regione, Christian Solinas. L'ultimo ad arrivare, in ordine di tempo, è un carico con 1.400 casse di DP, con dentro 1 milione di mascherine chirurgiche e 700.000 altre mascherine del tipo FFP2. I dispositivi sono stati sbarcati a Olbia e da lì trasferiti a Cagliari, da dove verranno successivamente distribuiti nelle varie strutture sanitarie degli ospedali sardi. Ben ritrovati in studio, apriamo la terza parte con una notizia inerente alla distribuzione degli aiuti alle famiglie indigenti nel comune di Carbonia. Per domani, martedì 7 aprile, è fissata la prima scadenza dei termini per la presentazione delle domande di ammissione e buoni spesa destinati alle famiglie indigenti. Per semplificare e velocizzare il più possibile la consegna della documentazione, le domande di ammissione potranno essere presentate in tre diversi modi, a scelta degli utenti. Il primo, online, con la compilazione del modulo presente sul sito internet del Comune di Carbonia e trasmissione via mail all'indirizzo carboniasolidale@comune.carbonia.ca.it o a mezzo PEC all'indirizzo comcarbonia@pec.comcarbonia.org allegando un documento d'identità. La seconda, telefonicamente, comunicando i dati telefonicamente agli operatori dell'Ufficio dei Servizi Sociali ai numeri di seguito indicati 348 01 66 238
oppure 340 17 35 181, attivi dalle ore 9 alle ore 13 da lunedì al venerdì. È la terza modalità utilizzando una modulistica già stampata nei punti vendita che aderiscono al carrello solidale e in questo caso sarà cura del Centro Operativo Comunale di Protezione Civile, in collaborazione con le associazioni di volontariato, di raccogliere i moduli compilati dai cittadini e consegnarli agli uffici dei servizi sociali che provvederanno all'esame delle domande. La presentazione delle stesse sarà comunque ammessa anche dopo la scadenza indicata, poiché nell'ipotesi in cui, conclusa l'istruttoria delle domande presentate entro tale data, risultassero disponibili i fondi residui, si procederà all'esame delle domande presentate entro le scadenze indicate nel 14/4/2020, 21/4/2020, 28/4/2020. La Confcommercio del Sud Sardegna ha attivato uno sportello che offrirà un servizio di consulenza psicologica dal nome Imprenditore Io Ti Ascolto. Questo strumento, gestito dal psicoterapeuta Daniele Pisu e dallo psicologo Andrea Moi, garantirà un supporto professionale qualificato e riservato a tutti gli imprenditori che in questo momento di grande incertezza lavorativa avranno bisogno di sostegno. Per ricevere la consulenza sarà sufficiente inviare un messaggio attraverso WhatsApp ai numeri 393 933 6532 e 348 73 73 832. Chiudiamo il TG con questa importante notizia. Il Comune di Carbonia ha istituito un conto corrente destinato alle donazioni dei cittadini in questo particolare momento di emergenza sanitaria ed economica. Si potrà contribuire all'iniziativa utilizzando l'IBAN che vedete in sovraimpressione. Contestualmente l'ente ha anche dedicato un numero di telefono, il 347 38 55 336, al quale si potrà fare riferimento 24 ore su 24 per comunicare con la Protezione Civile e chiedere sostegno per qualsiasi motivazione. E il nostro telegiornale è concluso. A seguire andrà il nostro notiziario Linguassarda Noasa in Curzu. Grazie di averci seguito. Appuntamento per le prossime edizioni.